Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. Abbiamo parlato più volte del popolo che forse è meno tutelato, nel senso che i popoli del mare sono sfruttati, ma non hanno quell'attenzione che magari altri tipi di animali hanno. E per fortuna ci sono delle organizzazioni come Sea Shepherd, che abbiamo già ospitato da noi, e che volentieri ospitiamo di nuovo per sentire invece come si battono e che risultati ottengono per difendere i popoli del mare. Quindi ne parliamo con Dario Dissette, coordinatore Sea Shepherd Piemonte, benvenuto. Grazie, grazie. Con Eva Gottardi, responsabile progetto Scuole Piemonte di Sea Shepherd, e benvenuta. Grazie. Allora, come introduciamo l'argomento? Intanto ricordiamo di cosa si occupa Sea Shepherd. Sì, brevemente, Sea Shepherd nasce nel 1977, è fondata da Paul Watson e da allora si occupa della difesa, protezione e conservazione della fauna marina attraverso quella che si definisce l'azione diretta sostanzialmente, andando a intervenire fisicamente nei luoghi dove si verificano degli abusi e dei mancati rispetti della legge nei confronti della vita dei mari, Giusto. che è sempre più in pericolo. Ricordiamo che gli oceani forniscono la metà dell'ossigeno che noi respiriamo viene fornita attraverso dei processi biologici che avvengono negli oceani. Se gli oceani morissero, noi non avremmo molte più speranze di abitare questo splendido pianeta. Questo. Esatto. Ecco, io inizierei con un filmato. Voi fate tante battaglie, tra i vari filmati ho scelto l'operazione Alba Core, che si svolge, dove si è In svolta? Africa In si Africa, svolge. nel Gabon, no? Sì, esatto, in Ok. collaborazione col governo che ci ha chiamati, ha chiamato Sea Shepherd per combattere una situazione che non riuscivano a fermare da soli, in Quindi sostanza. vediamo il filmato. Grazie.
sono scene strazianti perché sono fatte queste scene, sono ai danni di esseri senzienti. I pesci, anche loro, hanno la loro cultura, dimostrano di avere anche la loro intelligenza. Allora, introduciamo la nostra ospite, Eva Gottardi, responsabile del progetto Scuole Piemonti di Sea Shepherd. Cos'è, innanzitutto, cos'è che ti ha spinto a fare questa scelta? Allora, in quanto mamma, sicuramente mi sta a cuore l'educazione. Presi in tempo potrebbero essere degli esseri umani migliori. E quindi, non potendo, in quanto mamma, partire subito su una nave e stare via, ho deciso di combattere da terra e quindi seminare penso che sia una cosa molto... È importante, soprattutto tu hai a che fare con bambini, ragazzi? Per adesso tutti gli incontri che abbiamo fatto sono stati in una scuola media. E sono sensibili anche quell'età lì? Sono non me l'aspettavo così tanto, sì. Riescono tre classi, quindi 60 bambini, a stare zitti con gli occhi sbarrati e ad ascoltare. Va. Dario che è bravissimo nel tenerli a bada, però tra uno scherzo e una cosa seria, l'educazione al rispetto dell'ambiente... È fondamentale. Sì. Le scene che abbiamo visto prima, ad esempio tu mi dicevi che Sea Shepherd non tutela solo i pesci, gli animali, ma anche gli uomini, perché in quelle situazioni purtroppo c'è una vera e propria schiavitù. Spesso sì, lì dietro. Allora, quali sono le campagne di cui vuoi parlare? Sono tante, sì, però. Sono tante. Tra le tante. Diciamo che le più recenti, ne è appena iniziata una dei Sea Shepherd Francia, che mira ad andare a monitorare quello che succede nelle acque francesi, perché poi spesso andiamo a prendere il Gabon, il Giappone, succedono dei disastri... Ma anche molto più vicini. Molto più vicini a noi. In Francia l'attività di pesca, proprio per le catture accidentali, quelle che vengono dette le catture accidentali, si stima che muoiano 6.000 delfini ogni anno. 6.000 delfini che vengono pescati, muoiono e vengono mutilati, rigettati in mare, dove capita in sostanza, perché sono anche pesci che non puoi riportare a riva. Certo. Okay? Questa è una. C'è una campagna in Africa in atto ancora oggi contro il bracconaggio, nella quale, notizia di qualche giorno fa, a un certo punto si sono trovati, sono stati recapitati a bordo della nave di Sea Shepherd una sacca con dei soldi. I bracconieri volevano pagare le forze dell'ordine che collaborano con Sea Shepherd affinché non facessero quello che stavano facendo. Certo. È stata subito denunciata la cosa, è stato detto, noi non vogliamo i vostri soldi. Chiaro. Questo dimostra come succede in altre operazioni, quando ti minacciano di morte, quando cominci ad avere degli scontri, paradossalmente dimostra l'efficacia che hai. Certo. Perché se arrivano a fare dei gesti così eclatanti, evidentemente dai veramente fastidio a questo tipo di persone. Quindi le campagne sono tante, c'è un corso nel Golfo del Messico, Milagro che poi vedremo. Esatto, sì. Di cui parleremo, più varie campagne a terra, insomma. Da fare ce n'è, come diciamo, purtroppo ce n'è sempre. Purtroppo ce n'è sempre. Io dico sempre che mi piacerebbe un giorno non dover portare più questa felpa, o che questa felpa fosse solo un ricordo. Verissimo, verissimo. Ma io credo che ci si possa arrivare attraverso l'antispecismo, perché è quello il punto. La mentalità è tutta da formare, da creare. Si difendono molte volte cani, gatti, benissimo, certo. Giustissimo, ci mancherebbe. L'amore che si dà ai cani e ai gatti va benissimo e ci mancherebbe altro, ma... Se pensiamo a quanti miliardi di animali soffrono ogni giorno, e forse i popoli del mare sono proprio quelli meno tutelati, nel senso che c'è meno attenzione. Sì, no? Non gridano. Forse il problema è quello. Quindi... Andiamo con la pubblicità. Torniamo a noi. E visto che abbiamo accennato alla campagna Milagro, che si svolge nel Golfo della California, del Messico. Sì. Andiamo col filmato appunto che parla dell'operazione Milagro. Thank you.
sometimes you arrive at a net and you retrieve it and there's just dead animal after dead animal, super decomposed. And you just think, for how long have they been sitting here? And everything is just smelling bad. And it's, I think it's the worst thing I've ever smelled in my life. And you just think, how can this happen? Like, it wouldn't be there if there wasn't this net. It's easy to remove a net where there's nothing in it, but it's very hard when you're constantly confronted with all the death that's trapped in there. Here. You gotta be careful. Goodbye, thing. Come on, swim, buddy. Yeah. Yeah. The Gulf of California has such an incredible biodiversity that holds one third of the marine mammals of the world. Whenever I'm on the bridge and I look outside and I see the animals that are free, alive, from the smallest of the sea lions to the big whale, it's a very strong and deep reminder of why we are here, to defend them, to stand on their side. Sono scene che toccano e sono scene che dovrebbero essere mostrate anche ai ragazzi e ai bambini, non farli vedere le fattorie felici dove, con la mucca e la capretta felici, perché sono queste le educazioni che sarebbero da dare ai ragazzi, che si rendano conto. Esatto. Sei d'accordo? Ma infatti quando noi facciamo gli interventi a scuola e facciamo vedere i filmati, la prima reazione dei maschietti alle medie è anch'io voglio partire. Ecco. E quindi il passo dopo... Sì, perché è un po' leggendaria anche. Sì, perché questi combattimenti in acqua, queste cose sono... Però in realtà li sproniamo anche a studiare inglese, quindi il nostro è proprio un intervento a 360 gradi rispetto dell'ambiente, consapevolezza, sì, perché studiare di più. L'ambiente c'entra moltissimo e noi ne facciamo parte, quindi... Non si può ignorare questo aspetto. Ecco, abbiamo fatto vedere l'operazione Milagro, vuoi descriverla? Sì, dai. Già il filmato era abbastanza chiaro, sì. In ogni caso è un'operazione che tende a difendere questa specie di focena, questo delfino molto carino che ha gli occhi circondati di nero, si chiama la vachita, e stimando che ne esistano solamente 30 esemplari oramai. Il rischio della vachita non è intanto la pesca alla vachita che non viene effettuata, ma è che in queste acque nuota questo pesce che si chiama Totoaba, la cui vescica essiccata viene venduta al mercato nero cinese per delle cifre spropositate, perché si pensa abbia proprietà mediche, che ovviamente non ha, va da sé che è un falso clamoroso. Però la logica del profitto porta i pescatori a uscire per pescare solo questo tipo di pesce, perché vengono pagati tantissimo, e lasciare queste reti da posta, anche lunghe 20-30 chilometri. In queste reti finisce di tutto. Certo. Per darti un dato che non riguarda il Totoaba, ma per capire, per ogni chilo di gambero pescato, se parliamo ad esempio di gambero, un consumo normale, ci sono 32 chili di catture accidentali. Pazzesco. Questa è la proporzione che si crea, ok? In questi casi qui che finiscono le reti, le tartarughe, i delfini, le balene, è una quantità di animali mostruosa per catturare 60 totoaba, 60 pesci. Tra l'altro, notizia di 2 settimane fa, è stata trovata una rete, i ragazzi sono riusciti a liberarne 25, che è un danno da centinaia di migliaia di dollari per i pescatori, questa cosa qui. Quindi questo è il danno più grosso che tu puoi fare, un danno buono, Sì. E hai salvato delle vite, ecco. E questo è la missione, l'operazione Milagro, che ha questo scopo di riuscire a salvare questa specie che è veramente al limite dell'estinzione. Voi siete supportati anche dai governi del posto? Sì, devo dire sì, nonostante in Messico la corruzione delle forze dell'ordine sia pazzesca,
In realtà la Marina Militare supporta molto Sea Shepherd, insomma questo devo dire che è stato trovato un ambiente favorevole a questo, perché oltretutto, come dire, non è neanche bello che si trasmetta questa immagine infatti, luoghi, c'è anche okay? Una cosa di immagine, assolutamente, un valore di immagine. Sì. Ecco, invece altre battaglie, ad esempio quella delle pinne di... mi parlavi della difesa degli squali. Degli squali. Esiste questa pratica, si chiama lo shark finning, in cui gli squali vengono catturati con delle reti, istati a bordo delle navi, gli vengono tagliate le pinne da vivo e ributtati in mare. Figura. Ovviamente lo squalo, non potendo più nuotare, si adagia sul fondo e muore affogato. Sembra un paradosso, ma muore affogato. No, è vero, è vero. Okay. Si stima che ogni anno vengano uccisi 100 milioni di squali nel mondo. No. Okay. Questo si tratta anche della pesca commerciale, il palombo banalmente è uno squalo. Sì. Di conseguenza cosa succede? Lo squalo esiste da 400 milioni di anni, è il più grosso equilibratore della vita marina, come lo sono tutti i predatori, è un equilibratore fondamentale. Se dovessero sparire gli squali sarebbe un disastro, perché non ci sarebbe più l'equilibrio della vita. Lo shark finning è una pratica abominevole e anche questo sembra che sia fatto apposta, in realtà è un mercato molto florido in Cina. A cosa serve? La zuppa di pinne di squalo, che in realtà... pare anche chi l'abbia assaggiata, a parte non sapere di nulla, ma fa un danno clamoroso, perché l'ecosistema ne risente tantissimo. Sea Shepherd sta combattendo questa cosa qui. Uno dei paesi che pratica più questa pratica è il Costa Rica, al quale Sea Shepherd ha donato cani in grado di individuare in aeroporto le pinne di squalo che dovrebbero essere esportate in Cina. È stato fatto un lavoro pazzesco, anche di educazione delle persone in questo senso qui. È una pratica, ahimè, ancora diffusa, ma si sta lavorando c'è stato un grosso freno perché le autorità sequestrano questo tipo di cani. Immagino. Ecco, come reagiscono i ragazzi ai tuoi interventi a scuola? Di solito, vabbè, la prima battuta è ma a me il sushi piace, carini, però secondo me c'è sempre un semino, cioè buttare semino, sì, perché io vedo che... Dopo gli interventi, per esempio, fatti nella scuola dove vanno le mie figlie, mi salutano tutti con l'aria molto... Sono contenti di avermi conosciuto, di aver conosciuto questo progetto, quindi un po' di consapevolezza sicuro. Sicuramente bisogna iniziare proprio da lì, dalla consapevolezza, perché come dicevo prima, se il momento in cui gli animali verranno riconosciuti come esseri senzienti, ma tutti quanti, allora sarà più dura per certe imprese commerciali portare avanti dei crimini, perché sono dei crimini. Sì, sì, credo che sia quello il fatto. E soprattutto bisognerebbe uscire dalla logica del profitto. Il problema è generato solo dalla domanda. Esatto. Finché ci sarà domanda di pinne di squalo, ci sarà chi va a pescare pinne di squalo perché è redditizio. Chiaro. Il problema sta lì, è l'educazione alla base di tutto. Il progetto Scuole con Eva tende proprio a fare questo, a far capire ai ragazzini che ci sono delle cose, dei comportamenti quotidiani di ognuno di noi che hanno un'influenza enorme sulla vita di tutti. Certo. E che quindi bisogna cominciare a ragionare guardando anche gli altri, non c'è il giardino davanti a te e basta. Del resto, ad esempio, l'alimentazione, si parla spesso di alimentazione vegana, vegetariana, e questo è un inizio, perché l'alimentazione arriva nelle case di tutti i giorni, di ogni persona. Se noi cominciassimo da lì, anche senza fare nessun tipo di attivismo, cambierebbe già la situazione, no? Sì, argomento cibo intoccabile davanti ai bambini, va bene. Però anche solo spiegargli che tutti i giorni ognuno di loro prende una bottiglietta d'acqua e la bottiglietta d'acqua va a finire in acqua. Il concetto che un rifiuto buttato in città vada a finire in mare non è chiaro ai bambini e ai ragazzini. Quindi anche solo spiegargli quello abbiamo visto che li sveglia proprio. Sì. Che le buste di plastica sembrino delle meduse in acqua è anche questa una rivelazione. Che lo squalo non attacca perché è cattivo, ma che sovente il surfista sembra una foca, da sotto l'ombra, cioè queste cose che sono semplicissime, però che sembrano, sono delle rivelazioni per i bambini. Le balene, l'altro argomento abbastanza critico,
Abbiamo pochi minuti, ma tanto per dare qualche dato. Sì, le balene, il Giappone è appena tornato dalla sua campagna baleniera antartica, che è costata alla vita 333 balene, è un numero enorme. E si continua imperterriti a alcuni paesi a cacciare le balene in barba alla moratoria internazionale dell'86 e alle leggi, alle pressioni internazionali che dicono che questa caccia insomma non ha più senso di esistere. In sostanza, quindi è una battaglia ancora più che aperta, purtroppo, più che aperta, ma tra le minacce peggiori è l'inquinamento da plastica, certo, al di là della caccia. Questo è un altro argomento che poi andrebbe approfondito, ma vi do un dato per chiudere, così se siamo in chiusura. Ogni giorno nel Mediterraneo finiscono 700 tonnellate di plastica, ogni giorno, pazzesco, di rifiuti nostri. Allora, credo che siamo in chiusura. Intanto diamo riferimento per informare le persone che hanno voglia di informarsi su Sea Shepherd, il sito è www.seashepherd.it. Ecco. Questo è il libro che racconta la storia. Ah, questo lo diciamo allora. Questo è il libro di Paul Watson. Ah, giusto. E le navi sono Facciamolo visitabili. Sì, sì. Il fondatore, e questo l'avessi avuto prima, magari avremmo fatto una JPEG, ma comunque lo diciamo lo stesso. Sì. Il fondatore di Sea Shepherd. Sì, la sua storia. La sua storia, quindi ha fatto... ha una storia notevole. Diamo una notizia: il 10 aprile la Sam Simon attraccherà la Spezia. È visitabile, è bellissimo. Visitabile il weekend del 14 e del 21 sarà visitabile per chi vuole venire a trovarci. E vedere gratuito. Che data, scusa? E arriva il 10, sarà visitabile il weekend del 14 e poi il weekend del 21, condizioni meteo permettendo. Certo. Perché... Ed è gratuito, questo è interessante, è perché cosa. La gente pensa che noi facciamo pagare, invece non ho. Bene. Esatto. Allora, io credo che siamo ormai in chiusura, ringraziamo i nostri ospiti di Sea Shepherd, sarete i nostri ospiti ancora perché c'è tanto, tanto da dire. Grazie. Quindi ringraziamo Dario, ringraziamo Eva e tutti voi che ci avete seguito. Ecco, e facciamo vedere la pubblicità di cui mi stavo dimenticando, che è un'iniziativa dell'Ecovillaggio di Dreamland, i sabati dell'Ecovillaggio, navigando tra le stelle, rotta verso il mistero dell'universo. Grazie a tutti e alla prossima.